Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le nostre tribune elettorali. Questa volta ci occupiamo del proporzionale sul collegio abruzzese, sulle liste appunto che si contendono i seggi disponibili alla Camera dei Deputati. Sono ospiti i rappresentanti di due formazioni elettorali in competizione nella nostra regione e è stata invitata a questa tribuna anche Italexit, che comunque non ha potuto rispondere al nostro invito, quindi non è presente, ma ci tengo a dire che è stata regolarmente invitata. Allora partiamo con le presentazioni. Abbiamo Stefano D'Amico, candidato di Sud Chiama Nord, buonasera. Buonasera. E Umberto Mariani della lista Italia Sovrana e Popolare, buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, iniziamo intanto col presentare le formazioni che sono nuove nella scheda elettorale degli abruzzesi, non erano presenti alle precedenti elezioni, almeno in questa regione, anche se alcuni soggetti che hanno dato vita a Italia Sovrana e Popolare c'erano, ma iniziamo con questa novità di Sud Chiama Nord, una lista meridionalista che prende le mosse dall'esperienza di Cateno De Luca a Messina, ma sicuramente ci saprà dire di più sul perché di questa presenza e di queste candidature Stefano D'Amico. Allora. Ringraziamo. Chiedo scusa, avete 2 minuti e mezzo per rispondere, poi sentirete un cicalino, ma potrete comunque completare il discorso. Ringraziamo il direttore per il gentile invito. E noi come il movimento nuovo ci presentiamo in questa campagna elettorale basandoci sull'impulso del nostro fondatore, nostro leader Cateno De Luca, il cui nome è anche sul logo, insomma, elettorale, sul simbolo. E questa nostra candidatura, questa nostra scesa in campo è necessaria per produrre dei cambiamenti e delle innovazioni nella gestione della cosa pubblica. Noi ci affacciamo in questo momento storico con tante difficoltà che attanagliano i nostri cittadini. L'esperienza di Cateno De Luca, quale ex amministratore del Comune di Messina, è stata un'esperienza legata al risanamento di una città fortemente indebitata, fortemente attanagliata dalle mafie, dai conflitti di interessi, dalla corruzione e chi più ha più ne metta. Quindi noi vogliamo dare un impulso a questa campagna elettorale, un impulso di contenuto che ci possa vedere protagonisti nel lanciare nuovi messaggi che interessano un po' tutti i cittadini, che è quello di dare un nuovo impulso all'azione amministrativa, all'azione di programmazione delle scelte politiche, perché purtroppo il nostro Paese in questo momento storico deve pagare la pena di processi amministrativi e decisionali assenti, perché nel nostro Paese manca la programmazione, è mancata comunque una capacità governativa e di scelta dettata comunque da troppe imbrigliature, da troppi avvitamenti sulla classe politica. Già noi per esempio nel programma abbiamo come faro una scelta di presidenzialismo che sia alla francese ma piuttosto difficilmente all'americana, quindi cominciare a ripensare l'architettura del nostro Stato per renderlo più snello e più efficace, che ci siano processi molto più dinamici come quello che purtroppo stiamo vivendo in questo momento dalla pandemia ma all'attuale crisi energetica, quindi dobbiamo darci un nuovo impulso.
La ringrazio. Umberto Mariani, Italia Sovrana e Popolare, diceva che c'erano soggetti che hanno già partecipato alle precedenti competizioni elettorali, ma diciamo un soggetto totalmente nuovo, un insieme di forze che si riconducono alla sinistra e non soltanto alla sinistra. Ecco, ci spieghi bene il perché di questa lista e qual è la vostra offerta elettorale? Allora, noi siamo una formazione giovane, creatasi negli ultimi tempi, una formazione nata, diciamo, dalle piazze, da tutto quello che è accaduto negli ultimi due anni, a cominciare dalla pandemia. E negli ultimi tempi quindi abbiamo sentito la necessità di creare una formazione la più ampia possibile tra tutte le forze antisistema che erano con noi nelle nostre piazze. Infatti nella nostra formazione ci sono quattro partiti, ancora Italia che io rappresento come coordinatore regionale, c'è il Partito Comunista, c'è Riconquistiamo l'Italia e il Partito d'Ingroia, e poi ci sono altre 11 formazioni. Noi siamo nati perché ci troviamo in un momento, diciamo, epocale. Questo è un momento molto triste, quasi un momento di non ritorno, un punto di non ritorno. E abbiamo sentito la necessità di unirci e di fissarci con un programma con dei punti ben fermi che significano cambiare completamente la visione della nostra società. Quindi i punti ben fermi che noi abbiamo fissato sono quelli di un'uscita dall'Unione Europea, di un'uscita dalla NATO, Unione Europea perché praticamente è un'entità eterodiretta da potenze atlantiste, da forze atlantiste che hanno posto un cappio al nostro sviluppo. E la NATO non è altro che ha esaurito la sua funzione, quella che aveva nel dopoguerra, è diventata il braccio armato di questo potere atlantista. Riacquistare la nostra sovranità politica, ma principalmente monetaria, e quindi siamo per uscire da questo sistema. L'abolizione di questo abominio che è il Green Pass, che è un esperimento politico. Che serve soltanto per testare un controllo sociale nella popolazione. E questi sono i punti fermi, ce ne sono anche altri, diciamo i punti più importanti che ci hanno unito e con i quali noi fortemente ci presentiamo in questa competizione elettorale. Per quanto riguarda le formazioni, come giustamente diceva il conduttore, ci sono formazioni che hanno già partecipato alle competizioni, noi siamo nuovi su questo. Benissimo, allora entriamo ora nel merito delle singole questioni, alcune delle quali avete già accennato nella introduzione. Stiamo vivendo un periodo di grandi incertezze e anche di grandi apprensioni, soprattutto per quello che è lo scenario della guerra. Si faceva riferimento alla collocazione internazionale del paese. Ecco, soprattutto iniziamo ancora da sud chiama nord. Qual è la vostra idea su quella che sarà la posizione internazionale del paese, se voi doveste essere presenti in Parlamento, in qualche modo riuscire a condizionarla? D'Amico. Allora, la congiuntura economica, la difficoltà conseguente alla guerra ci vede ancora una volta scoperti. Noi non possiamo non rimanere nell'alveo internazionale che abbiamo già scelto della NATO e dell'Unione Europea, perché da soli non andremo da nessuna parte, non abbiamo potere contrattuale e in questo scenario così complesso legato appunto a questo conflitto che non vede soluzione, noi dobbiamo allinearci ai partner europei e dobbiamo seguire una linea comune di fronte a una barbarie così inaspettata che fino a pochi mesi fa non potevamo immaginare. Dobbiamo essere uniti e compatti e dobbiamo trovare soluzioni politiche uniche che ci vedano più forti verso questa politica di ricatto che stiamo vedendo
con un partner energetico che avevamo scelto, che è la Russia, che però purtroppo si sta rilevando poco affidabile, quindi ben vengano le soluzioni uniche del Consiglio europeo, della Commissione, che rafforzano il nostro potere di contrasto a questi continui ricatti che noi abbiamo, perché la scelta di essere con l'Ucraina non poteva essere che questa, insomma. Quindi l'alveo che noi abbiamo scelto con i diversi governi che ci sono, che abbiamo avuto in questi anni, non può che essere questo. Noi da soli non andremo da nessuna parte, e il nostro solco è convintamente europeista, siamo uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea. Questa Unione Europea va rivoluzionata e va rivisitata, e noi come paese fondatore dobbiamo pretendere un'attività e un rilievo più importante, che non ci veda spezzettati in vari triumvirati o sottotriumvirati come è stato negli anni precedenti. Quindi noi dobbiamo continuare con la nostra tradizione europeista atlantista. Grazie, ovviamente abbiamo già sentito di tutt'altra opinione Italia Sovrana e Popolare. Chiedo a Mariani, ma se dovesse uscire l'Italia dall'Unione Europea, che fine farebbe il PNRR con tutte le risorse che già sono state impegnate e parzialmente già in campo dal punto di vista della cantierizzazione e della realizzazione? Allora, il PNR innanzitutto non è un regalo che l'Europa ci sta facendo, sono soldi nostri che abbiamo già versato e che loro ci stanno ridando, tra l'altro a strozzo, è proprio un caso di... E poi la parola stessa che dice piano nazionale di rinascita e resilienza, io quando sento certe parole poi... perché si gioca molto anche sulle parole, la resilienza implica il fatto che noi dobbiamo subire passivamente e resistere alle martellate che ci danno, e quindi già questo implica qualcosa, perché poi quando l'Unione Europea ci dà dei soldi con i loro vincoli ci chiedono sempre delle cosiddette riforme strutturali, questa è un'altra parola che comunque mi fa venire i brividi sempre, perché significa sempre una riduzione dei diritti sociali, una continua distruzione del welfare, quindi innalzamento dell'età pensionistica, riduzione di mobilità lavorativa, quindi precarietà nel mondo del lavoro. Queste sono le riforme strutturali che ci chiede l'Europa. Noi dobbiamo uscire assolutamente da questa gabbia, e riacquistando la sovranità monetaria non è vero che diventeremo un paese in balia del mondo, perché si sta creando una spaccatura in questo mondo tra un mondo unipolare, quello al quale noi siamo immersi, che ci sta portando allo sfacelo, e un mondo multipolare dove si creerebbe una fratellanza, una vera fratellanza tra paesi sovrani e amici. E quindi questa sarebbe la soluzione per quanto riguarda anche il discorso di come trovare i finanziamenti per far ripartire il nostro paese. La crisi energetica, questa domanda ancora parto da D'Amico, ci porta a avere grandi preoccupazioni per quello che sarà l'inverno, quello che è già l'autunno, in particolare per le imprese, poi i costi potrebbero essere scaricati con le prime bollette legate appunto alla stagione più rigida per le famiglie. Da questo punto di vista sono sufficienti gli interventi che vengono intrapresi proprio in queste ore da parte dell'Unione Europea? C'è bisogno che il nuovo governo, a partire dal 25 settembre, prenda la situazione da un altro punto di vista, usi altre strategie? Qualcuno parla di rivedere la politica delle sanzioni alla Russia. Lei che cosa ne pensa? Che cosa ne pensa soprattutto Sud chiama Nord? E in questo momento di così difficile, dettato e dovuto a questo clima continuo della nostra politica
di litigiosità, di frammentarietà e di divisione. Il programma di Sud chiama Nord parla di una solidarietà nazionale tra i territori, cioè il Sud, appunto, come è chiaro nel nominativo, cerca di contattare il Nord per arrivare a una strategia di solidarietà nazionale. Quindi effettivamente noi dobbiamo fare un sistema paese che sia incentrato sui propri interessi. Rispetto alla sanzione con la Russia, noi, ripeto, il solco è sempre quello dell'Unione Europea, e rispetto alle sanzioni rischiano comunque di essere un'arma a doppio taglio, quindi vanno ben calmerate, vanno ben decise e vanno ben pensate a livello europeo, perché noi acquistiamo le materie prime comunque in stock nei mercati sovranazionali, abbiamo comunque delle difficoltà legate al fatto che siamo un paese che non produce energia, un paese energivoro, quindi ovviamente per la domanda, la legge di mercato, noi a fronte di una forte domanda e scarsa offerta i prezzi sono saliti alle stelle. Quindi tutto questo dibattito incentrato sulla Russia è un problema che va governato in divenire e va risolto con un governo forte. Il governo Draghi non penso che abbia la possibilità di dare delle risposte in questa fase, perché appunto è una fase di chiusura del Parlamento, è una fase in cui noi siamo impegnati nel dibattito elettorale, però dobbiamo comunque, appena chiusa la campagna elettorale, appena scelto l'indirizzo, insomma, che i cittadini daranno, sperando che, ecco, tra virgolette, la legge elettorale dia, che già di per sé è sbagliata in tanti aspetti, dia l'opportunità che i cittadini scelgano bene e in maniera unitaria a chi dare la loro fiducia. Chiusa questa fase, noi ci dobbiamo concentrare appunto su questi provvedimenti da intraprendere per evitare di essere sempre sotto ricatto. Mariani, come intervenire a brevissimo e a lungo termine su questa crisi energetica? Sì, io mi vorrei rifare anche un po' alla domanda precedente, quella cosa dovremmo fare noi nei confronti della Russia. Allora, innanzitutto interrompere assolutamente immediatamente l'invio di armi. Noi dobbiamo essere un paese neutrale. La nostra Costituzione dice ripudia la guerra l'Italia. E inviando armi, che tra l'altro non sappiamo neanche dove vanno a finire, noi siamo entrati praticamente in guerra. Quindi interrompere immediatamente questo invio dissennato di armi e ricreare una negoziazione con la Russia, perché noi dobbiamo essere un paese neutrale. Non possiamo, noi dobbiamo fare gli interessi del nostro popolo. Mettere sanzioni a una nazione è un'arma che si sta rivoltando contro di noi, e nell'immediato quello che c'è da fare innanzitutto è questo: riprendere le negoziazioni con la Russia, e a lungo termine certi asset importanti per la vita del paese devono tornare allo Stato. Quindi l'ENI assolutamente, che è un ente, che è il monopolio dell'energia in Italia, che ha capitale estero per la maggior parte, non può essere in mano dei privati. Solo rinazionalizzando certi asset come l'energia, la scuola, la sanità, noi possiamo veramente ritornare a fare gli interessi del nostro paese. Grazie, riparto da lei perché adesso cambia l'ordine di risposte, è un tema strettamente collegato ai precedenti, così andiamo lungo anche un filo logico, è quello dell'inflazione, perché nelle prossime settimane si rischia ancora un'escalation, adesso siamo oltre l'8,4%, non soltanto per la crisi energetica, ma anche per dinamiche legate alla filiera commerciale, alla filiera dei servizi. Ecco, ci sono delle ricette macroeconomiche che si possono adottare affinché si esca da questa spirale che abbatte il potere d'acquisto dei salari, degli stipendi, dei redditi delle famiglie? Iniziamo proprio ancora da lei, Mariani.
Diciamo che questa è la logica conseguenza di un sistema, il sistema globalista, capitalista del neoliberismo che sta implodendo e che quindi sta creando queste crisi. È un sistema che non ha fatto altro che drenare risorse dal basso per portarle in alto verso le grosse multinazionali. Addirittura in Europa, essere in questa Unione Europea, noi che puntiamo nella rinascita del Paese sul pieno rispetto della Costituzione, quindi creando effettivamente quello che era l'obiettivo dei nostri padri costituenti, una piena occupazione. E considerate che in Europa e nei trattati di Maastricht è strutturata una disoccupazione al 7-8%, adesso non ricordo con esattezza. Quindi quello che occorre fare è reinvestire sul territorio, sulle nostre risorse, reindustrializzare un paese che è stato deindustrializzato. E come giustamente diceva lei, con poche risorse, naturali, la nostra ricchezza era proprio nelle piccole, micro e medio imprese, che con le manifatture, diciamo, con quelle siamo riusciti ad essere la quarta potenza del mondo negli anni prima che intervenisse questo mostro dell'Unione Europea. D'Amico, chiedo anche a lei se qualche ricetta economica che ci potrà nella prossima legislatura sottrarre da questa spirale inflattiva che riguarda stipendi, salari, la vita stessa delle famiglie. Occorre agire, le chiedo nello specifico, anche sulla leva fiscale, oppure questa è inefficace rispetto a questa dinamica? Ma l'ho detto negli interventi precedenti, noi dobbiamo nella prossima legislatura tornare a riorganizzare tutta la macchina amministrativa e la politica deve darsi una smossa pragmatica, quindi benissimo cominciare a ripensare e a riprogrammare e ad affrontare tutti i problemi che ci portiamo dietro, perché siamo stati sempre impegnati in lunghissime litigate senza senso. Noi dobbiamo smetterla di pensare che la politica siano gli interventi sui talk show o sui giornali. La politica fiscale va rivista, vanno affrontati i problemi fiscali, perché effettivamente anche sul costo dell'energia o scegliamo tramite l'ENI, che non possiamo rinazionalizzare così subito per il libro verde, il libro bianco dell'Unione Europea, provvedimenti molto vecchi, oramai digeriti e riportati indietro, difficilmente si riusciranno a fare, o differenziamo i prezzi per le imprese, oppure tagliamo le accise in questa fase economica di emergenza. Però noi la dobbiamo smettere di pensare che siamo sempre in una fase di emergenza, perché se noi non programmiamo non affrontiamo mai problemi di lungo periodo. Quindi sicuramente chi andrà a governare dovrà scegliere come realizzare e come progettare, come pensare il nostro futuro energetico. Questo si può fare per ripensando appunto la solidarietà tra i territori, cioè l'asset strategico energetico e nazionale. Se noi non la smettiamo di pensare con questi campanilismi, 8.000 comuni, questa macchina amministrativa così pesante, così ridondante, se noi vogliamo scegliamo di tornare nel nucleare e cominciamo, io non la voglio, io non la voglio qui, non la voglio lì, eccetera, effettivamente bisogna recuperare un pragmatismo e una programmazione rispetto all'inflazione, rispetto a quello che stiamo vivendo, e tutto passa per, come diceva il collega, per un ritorno a un'economia reale, a quello che noi siamo stati, a quello che noi siamo sempre stati riconosciuti nel mondo, alla nostra creatività, al nostro manifatturiero. Quindi dobbiamo cambiare passo, dobbiamo tornare a un'economia reale.
Grazie. Mariani, uno dei temi più discussi nel corso di questa prima fase della campagna elettorale è quello del reddito di cittadinanza, un tema su cui il centrodestra, nel caso dovesse vincere, già annuncia un passo indietro, una revisione, e su cui invece c'è da parte dell'altra principale coalizione, insomma, un atteggiamento un po' più prudente. A suo avviso, cosa bisognerà fare per affrontare il tema di chi non ha un reddito dopo il 25 di settembre? Va bene questo meccanismo? Va rivisto? Ne va realizzato uno diverso? Allora, noi non siamo contrari in pieno al reddito di cittadinanza. Comunque le famiglie vanno aiutate, le famiglie in difficoltà, specialmente adesso in questo momento dove c'è questa precarizzazione del lavoro e dove le aziende chiudono. Comunque lo Stato deve comunque dare sostegno a famiglie in difficoltà. Quello che però noi proponiamo anche, come dicevo anche prima, è che dobbiamo fare delle politiche strutturali che riportino alla piena occupazione che è l'obiettivo della nostra Costituzione, tra l'altro, era il fine per cui era stato costruito. Quindi integrare le due cose, quindi aiutare famiglie in difficoltà e ricreare posti di lavoro. Ma questo lo possiamo fare solo ed esclusivamente se noi torniamo ad essere un paese autonomo, senza vincoli di bilancio, quindi riacquistare la nostra sovranità monetaria e la nostra sovranità politica. D'Amico, sul reddito di cittadinanza. Ma il reddito di cittadinanza insieme a quota 100 sono stati due provvedimenti dell'epoca del governo che appunto Conte 1. Fece questo contentino da una parte la Lega e da una parte il Movimento 5 Stelle. In un paese così immobile, come ho detto prima, come il nostro, il reddito di cittadinanza è un'istruttoria che si concretizza in un mese e mezzo. Lo strumento non è di per sé da gettare, da eliminare o da cancellare come si sente, è uno strumento da rivisitare. Un'istruttoria così breve di un mese e mezzo, oppure se faccio la domanda a fine mese mi arriva la risposta entro il 15 del mese, è una cosa che oggettivamente in un paese così immobile come il nostro effettivamente è stata una battaglia ideologica perché loro credevano che bisognava dare questa risposta e basta. Però questo comunque nel tempo si è tramutato in una mancanza di controllo e in una mancanza poi di politiche attive del lavoro. Quindi fare questa riforma solo per dare un sussidio, effettivamente scollegandola a dei sistemi di collocamento con delle politiche attive del lavoro, perché poi i PUC vanno dati ai comuni, i comuni sono piccoli, sono frammentari, comunque non hanno personale. Noi viviamo da 4 anni che per esempio sono pochissimi segretari comunali, quindi moltiplichiamo i livelli decisionali per tutti questi micro enti, ha di fatto rallentato comunque questa messa in opera di questi percettori con i famosi progetti di utilità sociale. Quindi è una misura che va rivista, va rivisitata, va concentrata verso la popolazione che non può lavorare. Quindi persone che difficilmente vengono collegate nel mondo del lavoro. Poi non è una misura storta in sé per sé, perché un terzo di percettori sono minori e inabili al lavoro, però sta di fatto che è una sperequazione, che una persona disabile prende quasi 320 euro o giù di meno di pensione di invalidità civile, e poi sono i giovani che prendono quasi dai 500 ai 780 euro. Quindi è una misura che va rivista in ingresso, in permanenza e in uscita. La ringrazio. Ancora una domanda, anzi no, adesso cambiamo argomento, perché voglio dire, voi siete candidati al Parlamento nazionale, però dobbiamo parlare anche di Abruzzo, perché siete comunque candidati a rappresentare un territorio. Quindi voglio chiedere il tema di questi
queste ultime settimane nella nostra regione, soprattutto quello dei collegamenti tra l'Abruzzo e Roma, tra nord e sud attraverso la dorsale ferroviaria e autostradale adriatica, il tema delle infrastrutture viarie in particolare. Ecco, vi chiedo se voi doveste arrivare in Parlamento, quale tipo di impulso e quale tipo di strategia anche in relazione ai programmi e ai problemi esistenti. Programmi, mi riferisco alla velocizzazione della Pescara-Roma, della linea adriatica, delle ferrovie. I problemi sono quelli soprattutto delle autostrade per Roma e anche della A14. Ecco, rispetto a queste tematiche, qual è a vostro avviso quello di buono che si è fatto e va continuato, ma anche quello che va cambiato? Lo chiedo a Umberto Mariani. In un'ottica di reindustrializzazione, di ripresa di sviluppo della nostra regione, come di tutta l'Italia, le infrastrutture, specialmente le strade, i collegamenti, devono essere assolutamente potenziati, ma oltre che potenziati devono essere anche rimessi in condizione di funzionare, perché noi abbiamo una situazione viaria che, oltre che deficitaria dal punto di vista dei collegamenti, ma è anche un disastro di manutenzione. Delle volte per fare dei percorsi non si calcola più il chilometraggio, ma si calcola che strada devo fare per non distruggere la mia automobile. Quindi questi sono interventi che vanno fatti assolutamente. Ma oltre a questi va fatta anche proprio una manutenzione sul territorio. Noi stiamo vivendo veramente una crisi di disastro idrogeologico, ponti che cadono, coste che vengono erose, quindi è tutto un lavoro in sé che va fatto, ma questo, ripeto, è sempre fatto in funzione, cioè si possono realizzare questi progetti soltanto se abbiamo la possibilità di poter investire, cosa che oggi per investire dobbiamo chiedere permessi, questo netto vincolo di bilancio, all'Unione Europea, che anche per comprare un cancellino a scuola ci richiede le cosiddette riforme strutturali. Grazie. Stesso tema per D'Amico. Infrastrutture. Le infrastrutture sono importanti perché ci traghettano verso il nostro sviluppo, verso il nostro futuro. Quindi giustamente l'attenzione ai nostri viadotti autostradali è venuta fuori dopo il crollo del Ponte Morandi, ma noi viviamo sul territorio, li vediamo questi piloni e vediamo che insomma hanno delle difficoltà strutturali importanti. Quindi sostanzialmente è il caso di accelerare e di studiare forme veloci di efficientamento di queste infrastrutture. Sulle ferrovie io vedo bene la dorsale adriatica, ma all'interno rischia di essere una cattedrale nel deserto, perché l'Appennino è l'Appennino. Quindi poi qui effettivamente la nostra regione deve concentrare le risorse in delle infrastrutture che possano essere fattibili e realizzabili, perché poi nel dialogo delle conferenze Stato-Regioni si rischia sempre lo stallo e si rischia sempre di non arrivare a una definizione. Quindi, tornando indietro agli interventi precedenti, è sempre lì il nodo, cioè noi dobbiamo avere un potere di scelta e di decisione che sia efficace ed efficiente. Un'altra opera importante che si sta facendo verso il mio territorio dell'Alto Sangro è quello del collegamento annoso per collegare il nostro territorio alla costa dei Trabocchi. Anche lì giustamente un'opera che è stata programmata 40 anni fa, adesso sta andando avanti e quello è un buon esempio, anche se sono
ci sono in atto dei problemi legati a una scoperta di una presenza di metano in uno dei comuni, però insomma noi dobbiamo velocizzare, dobbiamo concentrare la nostra attenzione su queste opere che sono comunque strategiche. Non dobbiamo avere paura di pensare che nella nostra regione, ecco, ci possano essere anche infrastrutture energetiche, perché no, centrale della biomassa, inceneritori. Noi non dobbiamo avere paura di investire per il nostro futuro e dobbiamo trovare scelte e posizioni nuove. Ripartiamo sempre da lei per gli ultimi giri di risposte. Questa legge elettorale costringe le formazioni, appunto, che si presentano al debutto elettorale sulla scheda, soprattutto quelle che non sono coalizzate, a superare la soglia del 3%. Quindi nelle ultime settimane sentiremo, man mano che ci arriveremo vicini a questo 25 di settembre, fare appelli al voto utile. Ecco, voi avete questa difficoltà anche di superare questa logica dal punto di vista delle rispettive liste, perché votare per voi è un voto comunque utile, e quali sono ovviamente gli obiettivi, suppongo che siano legati in particolare almeno all'ingresso in Parlamento e al superamento di questo sbarramento, ma lo chiedo innanzitutto proprio ad Amico. Allora, l'ascesa in campo del Movimento Sud Chiama Nord è una scelta dettata appunto dalla presenza nelle nostre regioni in cui siamo riusciti a superare lo scoglio della riforma elettorale e la presentazione delle firme, in quella di fare sistema con l'Election Day che si terrà in Sicilia, perché il candidato è sia candidato alla Regione Sicilia, e poi ci sono effettivamente lì il 25 settembre c'è la doppia scelta sia per il regionale che per il nazionale. Quindi il nostro progetto non ha avuto tempo di un'incubazione che doveva essere quella naturale della prossima scadenza della legislatura, quindi abbiamo dovuto darci una forza interiore per trovare queste firme. Già la mia è un successo per aver raggiunto quasi 1000 firme in un territorio piccolo come l'Alto Sangue. Ringrazio ancora i sottoscrittori. La scelta di questo nuovo movimento è di dare un impulso appunto a una nuova fase politica e un segnale alla vecchia classe politica, che così come è stato strutturato il mondo decisionale italiano è un mondo, è un modus operandi che proprio non può andare avanti. Noi dobbiamo dare una nuova strategia di pragmatismo e di scelta delle nostre priorità. Evitiamo questi teatrini, evitiamo queste scelte ideologiche, come abbiamo detto prima, dettate da frette di contentini elettorali. Noi chiediamo il voto per arrivare a una nuova strategia di solidarietà nazionale, cioè un'impresa del nord che va nell'est europeo piuttosto che nel sud fa un danno al sistema paese, perché toglie risorse tributarie, e comunque sia anche l'Europa ci deve vedere noi in maniera diversa, perché l'est europeo ha lo stesso stregua di 4 regioni del sud Italia, quindi le imprese del nord hanno la convenienza a investire nelle imprese del sud, perché ci sono gli stessi strumenti fiscali che vuole l'Europa. Inoltre è chiaro che poi bisogna lavorare per nuovi strumenti come le zone defiscalizzate, le zone decontributive. Mariani, perché il voto a Italia Sovrana e Popolare è un voto utile? Diciamo che noi, anche noi siamo stati sotto stress per la raccolta firme, specialmente anche perché insomma, queste elezioni sono state anticipate, non so adesso per quale fine strategico, visto e considerato che un governo che è caduto, nonostante avesse avuto 2 voti di fiducia sia in Parlamento che al Senato. Comunque noi siamo fiduciosi di ottenere un buon risultato in queste elezioni, perché abbiamo visto che quest'arma delle firme, della raccolta delle firme per le neoformazioni, si è rivelata un aumento di entusiasmo da parte delle persone
facevano la corsa per venire a firmare nei nostri banchetti. Noi siamo riusciti a raggiungere la quasi, abbiamo fatto più di 1500 firme, non le abbiamo neanche presentate, ma nel giro di una settimana ci siamo fermati, e questo è stato veramente un segnale molto bello. Tra l'altro, noi come formazione siamo anche l'unica che è riuscita a coprire il 100% del territorio nazionale. Noi siamo presenti in tutti i collegi d'Italia, e da quello che abbiamo visto, da quello che percepiamo, siamo certi che il nostro voto non andrà perso, nel senso che siamo molto fiduciosi del superare la soglia del 3%. Tra l'altro, il nostro programma, insieme ad anche altre coalizioni antisistema, è molto chiaro e preciso. E, come ho già detto prima, è quello di un ritorno alla nostra sovranità. Oggi siamo frenati, siamo in mano a dei poteri atlantisti globalisti, e se noi ci ricordiamo, come ricordo io che ho qualche annetto, insomma, di com'era l'Italia 30 anni fa, dove si era quasi raggiunta la piena occupazione e con un solo stipendio si riusciva a far studiare i figli, a vivere. Si riusciva anche a comprarsi una casa con le politiche sulla residenza residenziali che c'erano, e si riusciva anche a mettere un piccolo gruzzoletto da parte. Oggi invece purtroppo ci troviamo che con tre stipendi non si riesce molte volte ad arrivare a fine mese. Bene, l'ultima domanda è relativa al dato che più colpisce nel leggere i sondaggi, vale a dire l'alto numero di persone che sono non disposte ad andare a votare. Allora, avete gli ultimi secondi per poter far loro un appello al voto, un appello a non lasciare persa un'occasione, dal vostro punto di vista, di cambiamento rispetto alle forze politiche tradizionali. D'Amico. Io invito le persone indecise ad andare a votare, a scegliere le formazioni nuove che puntino appunto su una nuova idea, per esempio quella nostra di federalismo, che è quella di rivisitare gli equilibri dallo Stato centrale e i territori in cui le persone vivono, come il nostro. Quindi noi puntiamo effettivamente a una rivisitazione delle rimesse economiche e a un buon governo, una buona gestione dei territori. Nello slogan c'è Catino De Luca, Sindaco d'Italia, perché puntiamo a rafforzare le istituzioni più vicine ai cittadini. Certo, non possono essere così numerose, quindi nella nostra regione vanno pensate servizi di area vasta, e bisogna dare un impulso alle unioni dei comuni appunto per arrivare a delle decisioni più snelle e più celeri. Per quanto riguarda il vuoto identitario che c'è, l'abbiamo visto nel 2018, che hanno scelto delle forze antisistema, noi proponiamo invece l'autonomia decisionale dei territori, vogliamo rivisitare la macchina statale, perché no arrivare a 3 o 4 macro regioni, tagliare i costi delle poltrone, i costi della politica. Noi vogliamo le ASL uniche nell'Abruzzo, è ora di arrivare a un'ASL unica, di togliere più apparati amministrativi e destinarli alla diagnostica e agli strumenti delle risorse umane, cioè poi alla gente in fin dei conti interessa andare all'ospedale a trovare dei medici. Quindi noi effettivamente vogliamo che i servizi siano su tutto il territorio, non vogliamo finanziare lacrime e sangue che taglino sempre i servizi alle popolazioni che vivono in aree disagiate o in aree di montagna. Noi vogliamo che sul territorio nazionale chiunque abbia le stesse opportunità, vogliamo che i giovani del sud non siano costretti a emigrare al nord o emigrare all'estero, vogliamo che noi, che siamo la generazione
più sapiente della storia dell'umanità, abbiamo l'opportunità qui in Italia di mettere in moto le nostre idee, la nostra creatività. Quindi con uno Stato così obsoleto e così fermo non possiamo andare in questa direzione. Grazie. Ultimo appello di Umberto Mariani ai sfiduciati dalla politica. Sì, io sinceramente un po' li capisco, anche perché nelle ultime elezioni c'era stata questa spinta populista, come cioè gli elettori avevano si erano appoggiati a delle forze che incarnavano un sentimento popolare, che però era solo populismo, alla fine sono stati traditi, e quindi questo popolo di elettori disilluso, però comunque scontento delle attuali situazioni, io umanamente li capisco, anche però c'è da dire che oggi, cioè fino a qualche anno fa, non c'era una vera alternativa al sistema. Se noi vediamo tutte le forze parlamentari che sono oggi, che oggi ci rappresentano, o destra o sinistra che siano, io li definirei un partito unico liberista. Oggi invece l'alternativa c'è, l'alternativa principalmente nelle nuove formazioni antisistema. Che non offrono altro che il pieno rispetto della nostra Costituzione, che io ritengo una delle migliori Costituzioni del mondo, che è stata anche molto calpestata ultimamente, addirittura anche stravolta con il pareggio di bilancio introdotto dal governo Monti. Per quanto riguarda invece il discorso sanità, che il mio omologo aveva accennato, noi siamo proprio per un ripristino della medicina del territorio, di prossimità, ma dobbiamo togliere quella parolina azienda locale sanitaria. Non è un'azienda, la sanità è un qualcosa che deve essere a beneficio del popolo. Non deve essere tutto mercificato, come anche nella scuola, i dirigenti, basta con i dirigenti manager. Noi dobbiamo ritornare a dare certi servizi che sono importanti e fondamentali per la nostra nazione, ma devono essere in mano allo Stato. Benissimo, io ringrazio Mariani, ringrazio D'Amico, ricordo che per votare, faccio in bocca al lupo per votare, mi raccomando, anche se ci sono tutti i nomi sulla scheda elettorale, io questo lo dirò ogni tribuna elettorale, basta mettere la croce sul simbolo, sì. E si vota sia per l'uninominale che per il proporzionale, però è semplicissimo, anche se è apparentemente così complicato, così come in Italia ci piace complicare le cose semplici. Grazie e arrivederci, buonanotte ai nostri telespettatori. Arrivederci, buonanotte.